Il romanzo Evangelina, del neurologo e presidente della Valsoia Lorenzo Sassuoli De Bianchi, ruota intorno a una storia che cela un intricato mistero che si svela poco a poco attraverso il percorso spirituale di Evangelina Esposito, giovane artista dotata di grande talento e di profonda religiosità. Il romanzo si svolge in parte nel luogo di Aterrana, situato ai piedi del Monte Pizzo di San Michele, che costituisce una delle 7 frazioni del comune di Montoro. Purtroppo vanno via i migliori. Oggi in Italia abbiamo oltre 300.000 ricercatori italiani che lavorano all'estero in maniera e sono apprezzatissimi. Dobbiamo trovare il modo di farli tornare, innanzitutto valorizzando il merito, perché se non c'è una valorizzazione del merito nessuno torna. E poi bisogna accoglierli con centri di ricerca, con investimenti sulla ricerca, perché un paese senza ricerca è un paese che non ha. Negli ultimi tempi il borgo di Aterrana ha dato molta attenzione alla cultura locale e delle associazioni locali che tutelano con sacrificio allo scopo di recuperare il proprio paese. E quella di Evangelina è una storia forgiata dalla durezza della ruvida zona irpigna, terra di lupi e gianare, che si deposita nella memoria della protagonista come forza generatrice ed eco di un incubo. La molla nasce da una necessità di riflettere sul tempo in cui viviamo, per cui ho ipotizzato l'esistenza di questa giovane pittrice che parte dall'Irpinia e va alla ricerca del padre che è scomparso quando lei era bambina, come un essere umano che in qualche maniera si pone in maniera dialettica rispetto al tempo in cui vive. Il tempo degli smartphone, il tempo dei likes, il tempo digitale, diciamo. Ed è una ragazza dotata di una grandissima spiritualità e ho pensato di radicarlo in queste terre perché ho sempre percepito, fin dai tempi in cui sono venuto nel 1980 giovane medico a dare una mano ai terremotati, una forte spiritualità e una forte umanità, e quindi così Evangelina è nata qua.